Inizio con una frase che ho letto all'interno di questo Questa brochure. brochure, molto bella. Sono rimasto veramente colpito da queste scritte. Allora, per dimostrare quanto si possa essere matite nelle mani del Signore, anche con la semplicità e l'allegria di coreografie e canzoni, cercheremo di donarvi 3 serate all'insegna della pace e della fratellanza. Sì, in effetti diciamo che Bellissimo comunque. sì, sono parole di Madre Teresa, che questo è uno spettacolo comunque per ricordare la grandezza di una piccola suora e per festeggiare, ecco, in 2 ore di spettacolo, per festeggiare l'amore di Dio. E ripeto, uno spettacolo proprio all'insegna dell'allegria. Non vuole essere proprio uno spettacolo Molto pesante, ecco, pesante, questo volevo molto. dire. Attenzione, fallatore. Deve essere uno spettacolo dove siamo tutti invitati a partecipare per unire come dire, nella convinzione, ecco, dico diversità perché è una canzone all'interno di questo spettacolo, dunque non è fatto di guerra, ma di dialogo. Ecco, Ecco. quindi è uno spettacolo molto allegro, le canzoni sono molto belle, i Insomma, è ragazzi la sono vita, eccezionali. è la vita di Madre È la vita di Teresa, Madre Teresa. naturalmente raccontata dai giovani, Dai giovani, certamente, i giovani con canzoni che della ballano, cantano, come hai detto tu esatto, prima. del Teatro Melitese La Fucina, insieme all'Associazione Culturale Musicale Suor Enrica Borrone. Poi parleremo di questo. Comunque, ecco, Nino, per creare un lavoro del genere, un musical, è chiaro che ci vuole tutto l'inverno, È da un anno che stiamo appunto. provando, insomma siamo un pochino, come dire, stressati perché insomma provare tutti i balletti, provare tutte le canzoni, tutta la recitazione, eccetera, sistemarle tutte assieme, certo non è una cosa molto, molto, molto semplice. Poi un Sicuramente. musical, voglio dire, è diverso, tu lo sai, fai pure teatro, Sì. è diverso dalla Dalla commedia. commedia che si va. No, anche perché poi è rappresentato da giovani. Ecco, quindi molto spesso si dice, no, i giovani non hanno voglia di Non fare è vero, nulla, non è e i vero, giovani. non è vero, non è Però vero, voglio guarda. dire, no, questo, scusami, ecco, poi ti lascio la parola. Per lavorare, per provare, insomma, si è dovuto lavorare un anno, quindi questi ragazzi hanno perso una buona parte sia Certo, delle del loro tempo, vacanze e anche l'estate, voglio dire. Quindi la voglia di. anche Anche l'estate. l'estate. Poi sai, in queste cose quando si prova, perché noi abbiamo provato, stiamo dicendo per un anno intero, no? Noi 2 volte alla settimana abbiamo proprio categoricamente il martedì e il giovedì o il mercoledì e il venerdì, insomma dipende poi perché sono impegnati chi lavora, chi è Certo. all'università, eccetera. Quindi dobbiamo far unire Bisogna. tutte queste cose per far sì che le prove non si perdano. Ecco. O quando per una settimana, per esempio, non si può provare non lo so, durante il periodo natalizio, per esempio, sai, sotto feste, eccetera, allora poi abbiamo intensificato le prove a fare anche Certo. tre volte. Anche perché per un lavoro del genere, no? Bisogna provare e riprovare perché ci sono tante cose, quindi, e poi presentarlo al grosso pubblico. Quindi, una volta che sei sul palco, Non insomma, puoi. il lavoro di un anno non vada No, perso. Ecco, quindi bisogna stare attenti a tante cose, certo. anche. Tu curi la regia, Io curo la naturalmente, regia. immagino.
Sì, io insomma ho questo ingrato compito. Conoscendoti. Insomma, no, vabbè, conosco. No, nel senso buono, nel senso che lo fai soprattutto per i ragazzi che salgono sul palco, perché non facciano brutta figura. Certo, certo. Perché poi alla fine tu dai un'indicazione e loro giustamente devono certo. Però ecco, sono stato coadiuvato da Francesca Malagrinò, che è qui adesso presente, parliamo, che ha curato tutte le canzoni, eccetera, e da Marco Zampaglione, che è il nostro coreografo, che ha fatto tutti i balletti. E poi tutto l'impegno, tutto il lavoro che hanno fatto, per esempio, i ragazzi che hanno recitato, perché la parte è lunga. Adesso c'è una delle tante suore. Adesso ti lasciamo un attimino lì a riflettere un po'. Ecco, iniziamo con tirato in ballo Francesca Malagrinò, che ti risaluto ancora. Francesca? Sì. Ciao. Ecco, intanto volevo chiederti, tu fai parte dell'associazione culturale Suor Enrica Boroni, sì, giusto? Ecco, l'idea, ecco, di mettervi insieme con la Fucina Giovani, ecco, per la Fucina, per creare questo musical, come è venuta? Dunque, l'idea è venuta al nostro parroco, Don Benvenuto Malara, che è un bel giorno. Che salutiamo. Lo salutiamo calorosamente. Ha incontrato il signor Denaro e ha proposto, insomma, perché non fare un musical? Allora il signor Denaro ha accettato e quindi ci siamo messi in contatto e abbiamo iniziato questo lavoro. Ovviamente non è stato semplice, perché mettere insieme due gruppi che già sono già formati, costituiti, non è semplice, però comunque abbiamo lavorato bene. Certo, è normale all'inizio c'è stata qualche tensione, sempre, perché è ovvio, però comunque abbiamo lavorato molto bene, perché comunque il musical è molto ricco, non è un musical semplice, perché comunque si mette in scena proprio la vita di Madre Teresa, che è un personaggio importante, insomma, per quello che ha fatto, e quindi insomma abbiamo lavorato bene. Ecco, quindi diceva il signor Denaro, quindi ecco, questo quanto riguarda, così per gioco magari vi siete messi insieme, sì, ma comunque per un lavoro importante, capisci? Quindi sì, voglio dire, ecco, perché non è da tutti fare questo musical Madre Teresa, perché bisogna conoscere perfettamente la vita di Madre Teresa, poi ci sono i canti, insomma. Già fare un musical è complicato, ecco, poi insomma, quindi, su questo personaggio. Quindi poi la voglia di voi, giovani, ecco, sia della Fucina, sia del vostro gruppo, dell'associazione, quindi la voglia di fare, e alla fine avete portato bene questa cosa, quindi che poi noi andremo a vedere giorni 8, 9 e 10 di agosto presso la scuola media. Tu curi i canti, mi diceva, sì, sì, il signor. Io ho curato tutta, ecco, la parte corale. Vogliamo accennare un po', no, non cantare, no, problema. Tutti i canti della... tu canti, che fai? Questa... Canto, ecco, intanto... Io interpreto proprio Madre Teresa. Ah, quindi sì, nella voce di Madre Teresa, sì, sono quindi proprio io. Francesca Malagrinò. Sì. Quindi, ecco, quindi... la parte recitata fa lei di Madre Teresa e la parte cantata. Cioè, quindi, proprio il personaggio di, proprio Madre, il personaggio di Madre Teresa. Ecco, sei convinta, sicuro di quello che stai facendo? Sì, sì, certo. Perché voglio dire, è un personaggio importante, sai? Appunto, per ecco, questo dicevo, comunque non è stato facile mettersi, cercare di entrare un po' con i suoi panni, nei suoi panni. Le Beh, sue certo, movenze, il suo modo di pensare. Sicuramente le difficoltà sono tante all'inizio, sì, poi soprattutto prima di entrare in ogni parte della cosa, quindi è difficile. No, volevo aggiungere anche il sorriso di Madre Teresa, anche nei momenti difficili, nei momenti tristi, nei momenti particolari, ecco. Attenzione che in questo momento ci stanno ascoltando tantissime persone, quindi vengono, sì, a vedervi. Certo, quindi vi adesso aspettiamo. No, voglio dire, diciamo, andiamo a vedere quanto sono bravi questi ragazzi, no? Quindi siete sicuri venite di quello che state facendo? Non vi deluderemo. Ecco, a questo punto con Domi. Ecco, Domi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Domi, che dobbiamo dire di Domi? Beh, Domi diciamo che è un po' la
la consulente, tra virgolette, diciamo, di Madre Teresa. Ecco, è la suora che sta più vicina a Madre Teresa. Quindi ecco, è quella che la consiglia. Quindi è quella che la consiglia. Io interpreto Suor Bettina, infatti è una delle suore più vicina a Madre Teresa, che in pratica con i suoi gesti, le sue parole, trasmette lo stile di vita di Madre Teresa, il suo amare il prossimo, voler aiutare tutti, spiegando che l'amore è l'unico modo per risolvere tutti i problemi. Infatti nella vita di Madre Teresa, che ha visto tante sofferenze, l'amore l'ha sempre aiutata ad andare avanti, a superare ogni difficoltà. E questo è quello che noi cerchiamo di insegnare al pubblico, agli altri, e che abbiamo anche imparato noi provando in quest'anno. Un messaggio importante che Madre Teresa ci ha lasciato. Ecco, appunto, è anche tu una parte importante. Io recito, sì. Dico a parte, sì, è una quindi, parte e canti anche? C'è sì, qualche canzoncina? Nel coro, no nel coro con le suore e ballo come tutti, d'altronde. Comunque Domi è una veterana della fucina. Sì. Adesso è diventata pure grande. È diventata pure grande, vabbè, sì. Diciamo tutti. Diciamolo. Va bene, mi sono sposata, ho un bimbo. Ah, che però bello. Il teatro continua a farlo. Il teatro, ecco, la passione, no? Si può trovare, sì, certo. Si può. Il tempo si trova, se si vuole. Ecco, sì. No, è bellissimo questo. Io ci tenevo a dire, perché Domi l'abbiamo vista crescere insieme insomma, sì. All'interno della fucina giovane, adesso è diventata mamma, quindi complimenti. Grazie. Per tutto quello che fai. Vorrei parlare un attimino di un altro personaggio che è importante, è il giornalista che stamattina non è venuto. Alla febbre. Forse no, perché questo è un periodo che tutti sono ammalati. No, doveva venire è un giornalista, Carmelo Orlando, che fa parte del coro di Suor Enrica Boroni. È un giornalista che è andato in India a fare uno scoop, no? Voleva parlare con voleva incontrare questa Madre Teresa per fare un articolo sul giornale, eccetera. Quella. Allora qui emerge l'umiltà, la semplicità di Madre Teresa, che praticamente lui ha parlato pure con Madre Teresa, ma non l'ha riconosciuta, diciamo, come lui parlava con Suor Bettina, con Suor Virginia, con Suor Antonia, con Suor Teresa, ma senza sapere che fosse, se Suor Teresa era. Sì, ecco, e poi praticamente ecco, questa intervista non riesce a farla a Madre Teresa, però quando sta per partire poi la conosce, la incontra. Vabbè, poi alla fine, non lo insomma, diciamo perché ecco. Se no. Quindi ognuno ha una parte, cioè questa del giornalista naturalmente importante, l'intervista a Madre Teresa, che poi alla fine è riuscito a capire che era appunto Madre Teresa. Però quanti sono nel gruppo che recitano? Ecco, sono tantissimi. Tra ballerini, eccetera, in tutti. Sì. Una trentina. Siamo quasi una trentina, una trentina. Sì. Quindi, oh mamma mia, siamo un bel gruppo. Siamo. Un bel gruppo, quindi sì. Gestire. Vabbè, poi voglio dire, ti sei avvalso sicuramente della collaborazione di loro. Beh, certo, l'aiuto è sempre valido. I suggerimenti non no, si. No, nel senso che loro riuscivano a tenere gli altri ragazzi, no? Perché non è facile. È facile perché, insomma, si parla. Ogni tanto. Bisogna, io per la mia poca esperienza, no? Voglio dire, bisogna avere il bastone e la carota, come si suol dire, no? Sì. Cioè bisogna avere il dolce e l'amaro. Beh, sicuramente. Ecco, allora una volta li sgridi, una volta vai a prenderti il caffè. Cioè, voglio dire, ecco, ma appunto, come dicevo prima, chi cura questo, la regia soprattutto, sia per far bella figura alla compagnia e tutto, ma anche e soprattutto i ragazzi che salgono sul palco, quindi certo. devono creare. Allora, Domi, visto che hai il microfono, ecco, sì, ancora tu, spiegaci un attimo, parlaci un po' di questa commedia, di questo musical, pardon. Ecco, ma in sintesi così. Sì. Ecco. Allora, il musical in due atti, sulla vita di Madre Teresa, come abbiamo già detto, e con balli, canti e recitazione,
spieghiamo oppure introduciamo dei pensieri della vita di Madre Teresa. Certo, non si può ridurre tutto in un musical per la grande vita di, certo, Madre Teresa, la sua passione, i suoi insegnamenti, però noi abbiamo provato con delle canzoni simpatiche, alcune più commoventi, di trasmettere proprio il suo messaggio, amore verso gli altri, il suo, ecco, messaggio, l'amore per la vita che lei aveva. Perché, scusami che ti interrompo, perché molti, sì, ancora non conoscono effettivamente la vita di Madre Teresa, sì, quindi questo vuole essere anche un appunto, insegnamento, ecco, per far conoscere Madre Teresa a tutti, ai bambini, perché il musical non è per adulti, è per bambini, per giovani, certo, per anziani, è per tutti. Ecco, un pensiero anche da parte di Francesca, sì, voglio dire, per questo musical. Ecco, un messaggio soprattutto ai giovani vorrei da parte tua, soprattutto ai giovani, perché ecco, vogliamo far capire che si può fare, che i giovani se vogliono possono fare quello che state facendo voi, un grande lavoro. Sì, è vero, i giovani se vogliono possono, però devono avere la volontà di mettersi in gioco, e questo è quello che io chiedo ai ragazzi in generale: mettetevi in gioco, cercate comunque di seguire le vostre passioni, cioè se avete, se vi piace cantare, ballare, recitare, perché no? Cercate di seguire questa passione, anche perché qui a Merito comunque ci sono delle realtà in cui è possibile sperimentarsi, quindi perché no? Magari venite, entrate nel nostro gruppo, no, signor Denaro? Certo. Sì, certo, noi accettiamo porte, tutti. Per poter sono... realizzare, certo, poi qualcos'altro. Certo, perché è facile dal di fuori, esatto, esprimere giudizi che... ma però una poi, volta che, ecco, si è all'interno. Certo. Ecco. Quindi questo è il messaggio, i giovani, ecco, i giovani possono, se vogliono, soltanto non voglio maledire Francesca, niente, ma questi internet, sti cellulari, hanno rovinato un po' i giovani, vero? Tu sei una ragazza giovane, quindi voglio dire. Sì, sì, è vero. Lo sì, usi anche tu, però. Sì, lo uso anche io, però ovviamente con moderazione. Molta. Purtroppo diciamo che la società è cambiata in negativo in questo periodo. Speriamo che ci siano dei cambiamenti, perché purtroppo, cioè, adesso abbiamo questo discorso, adesso la vita non è, cioè, la vita sociale non esiste più, adesso siamo tutti su internet, esatto, WhatsApp, eccetera, eccetera. Però questo è per far vedere, per far capire che si può creare, i giovani con un'esperienza come Nino Denaro, naturalmente, certo, assolutamente, ecco, si può creare un lavoro importante come questo di Madre, sì, Teresa, sì, quindi possono farlo, ecco, dedicare una parte del loro tempo libero, ecco, per fare quello che adesso, quindi i giovani devono venire a vedervi giorno 8, 9, sì, e giorno 10, 8, 9 e 10 vi aspettiamo per vedere quello che avete fatto, così magari, sì, 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 così magari, sì, come dire, provano un po' di invidia, dice guarda loro ce l'hanno fatta, magari comunque ricordiamo sempre che l'ingresso è gratuito, l'ingresso è gratuito, sicuramente, quindi sarà ripreso anche numerosi. Abbiamo il piacere di riprendere anche noi la serata, quindi telemelito saremo presenti, e niente, vogliamo concludere, guarda, io vorrei concludere con un pensiero dell'arcivescovo Angelo Comastri, che dice: la vita di Madre Teresa è un appassionato canto d'amore. Questo musical ti trasmette la melodia della sua vita e ti invoglia a cantare l'amore. Bello. Cioè, quindi questo... è proprio ecco, un canto d'amore. Allora venite pure voi a cantare con noi. Ecco, magari questo no, canto d'amore. Anche il pubblico può. Certo. Mentre i ragazzi, certo, cantano, voglio, certo, dire, se, certo, uno conosce la canzone. Vabbè, ma si possono unire a noi alla gioia, ecco, se lo spettacolo piace, come piacerà sicuramente, perché ripeto, uno può pensare è molto noioso, no, invece è molto molto semplice, è bello, scivola, le canzoni sono molto orecchiabili, ecco, una bella melodia, ecco, una cosa bellissima, i ragazzi cantano bene, è tutto fatto, adesso la scenografia, solo, tutto, la coreografia, ecco, tutto bello, devono solo venire a vedere, solo venire, oh, a vedere. Comunque, porte aperte a Compagnia Teatrale Melitese La Fucina, chi volesse far, c'è, parte, sempre, e sempre, porte aperte sempre, anche all'associazione culturale, certo, giusto? Quindi possono
contattare Nino Denaro o Francesca. Francesca, Maria, dipende, ecco. Perché dopo queste tre serate che i ragazzi verranno a vedere, molti sicuramente dice, chissà, magari prendere parte a questi gruppi che creano così questi lavori importanti, perché no, insomma. Giusto, che ne dici? Certo, perché no? Ecco. E vorrei aggiungere una cosa. Questo musical, diciamo che è stato messo in scena da varie compagnie nel corso degli anni. Anche se l'avete già visto, venite lo stesso, perché l'interpretazione è sempre diversa. Perché certo. Cambiano gli attori, insomma. Certo. Il modo di recitare, di una persona è certo, un modo. La scenografia, i costumi, anche dice, ma sono abiti delle suore di Madre Teresa. Sicuramente, però ecco, c'è sempre il tocco di chi l'interprete, di chi cuce i vestiti, insomma, di chi lavora in queste cose. Ecco, Domi. Niente, concludo dicendo che vi aspettiamo tutti calorosamente l'8, il 9 e il 10 agosto presso il cortile della scuola media. Ecco, questo è un altro messaggio importante da parte di Domi, però voglio... Con l'ingresso gratuito. Certo, con l'ingresso gratuito, cosa importantissima. Ecco. No, volevo dire adesso, Nino, questo è il lavoro che porterete avanti in questa estate, però ecco, progetti futuri insieme con l'associazione, ma così, magari... vediamo tanto come io sono un pochino no allora dico vediamo questo come va a finire come però, sarà ecco, però nelle nostre menti ci sono poi ecco io non ho detto di svelare adesso quello che andrete a fare però voglio dire perché l'idea c'è con i ragazzi con tutti no abbiamo abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo anche parlato di questo, un altro musical sempre fra due anni, perché certo. Questo deve andare avanti per due anni, questo certo, musical questo lo porterete avanti certo, non può essere così anche ma nel frattempo lavoreremo per un nuovo musical. Sempre bello. Sempre bello. Come è stato bello Pinocchio che Pinocchio penso bellissimo, che è stato poi il cavallo di battaglia. Sì, è stato sempre molto, più molto o meno bello. Con i ragazzi della sì. Non c'erano loro no. In Pinocchio, però magari chissà, un Pinocchio rifatto. Rivisto corretto voglio certo. Dire si può sempre certo. Si può sempre fare. Allora, quindi il musical adesso si va avanti quest'estate con questo, poi si prepara qualche altra cosa. Abbiamo oltre le serate di Melito abbiamo altre. Dove devono venire a vedervi ancora? A chi gli piace? Beh, intanto siamo stati chiamati sulla Tirrenica a Cittanova. Poi questo è il modo di Nino. No, ma mi sto si è inceppato. Mi sto ricordando perché effettivamente è così, effettivamente è così. Ho parlato anche con il sacerdote di San Lorenzo Marina, il quale dice dopo che vengo a vederlo stabiliremo una data, eccetera, quella. Voglio dire, ci sono delle... Ci è arrivato un messaggio, penso di una persona che tu conosci, vedi, ciao sono... leggi tutto, volevo ricordare... Ma leggo io! sì, dunque, ciao sono Eleonora, volevo... No, non vedo, aspetta... Volevo ricordare che già... Questo musical... È stato rifatto. Ma perché stavamo parlando? È stato fatto nel 2006-2007 con altri ragazzi, eccetera. Quella quindi adesso insomma è un'impostazione nuova.
che diamo, e quindi bisogna vederlo. Bene, allora, non questo... per fare un confronto, no, assolutamente, perché assolutamente. Ognuno poi lo può giudicare insomma, come vuole, però ogni tanto, sai, le commedie, i musical, gli spettacoli vengono sempre rifatti, insomma, ecco. Ecco, quindi questo è il programma adesso, intanto, per quanto riguarda questo musical che porterete nelle piazze quest'estate, mentre vorrei chiudere con Francesca per parlare anche un attimino, il vostro gruppo insieme cosa fate? Il nostro gruppo è un gruppo corale, quindi si occupa di musica, soprattutto polifonica. Ecco. La nostra attività è un'attività che si svolge prevalentemente in chiesa, quindi per quanto riguarda l'animazione delle liturgie solenni, matrimoni e anche... E adesso insomma, con la collaborazione... Adesso collaborando con... uscite fuori, certo, ecco, sì, quindi sì. È importante anche sì, per sì, voi, sì, sì, dallo stile diciamo... Sì, perché solitamente il nostro stile è uno stile proprio polifonico, quindi anche mettersi in gioco cantando musica, perché questa è musica pop, giustamente è un po' diverso rispetto alla nostra impostazione. Bene, abbiamo ancora qualche minutino a disposizione, se volete aggiungere qualche altra cosa. Gruppo teatrale, teatro, sì. Teatro, state preparando qualcosa? No, guarda, so che state preparando tra una cosa e l'altra, magari per il prossimo anno. Per il prossimo anno sicuramente, perché quest'anno poi abbiamo iniziato a preparare una commedia in vernacolo. Però poi l'abbiamo dovuta per forza abbandonare per portare avanti il musical, che è più diciamo lo dovevamo fare quest'anno, quindi però questo vi ha impegnato. Però per Natale sicuramente, insomma, per il periodo natalizio avremo anche questa commedia in vernacolo pronta. Bene, quindi vi auguro un buon lavoro. I grandi ragazzi che hanno fatto Pinocchio, insomma, Pinocchio ormai è stato quindi questi sono i messaggi che arrivano, spettacolo che... Ecco, per chi vi ascolta, io è stato bello parlare, quindi ricordiamo ancora la data. Allora, 8, 9 e 10 cortile scuola media alle ore 21:30. Ingresso gratuito, puntuale. Ecco, perché ecco. Chi arriva in ritardo perde l'inizio. Disturba gli altri, disturba, e perde l'inizio. 21:30. Inizia già lo spettacolo, sì, quindi sì, devono arrivare. Inizia, anche perché non vogliamo poi prolungarci. Ecco, quanto dura? Dura circa due ore. Poi c'è l'intervallo, esatto, 10 minuti di intervallo, eccetera. Quindi. Bisogna iniziare, l'orario deve essere preciso, quello iniziare, quindi bisogna arrivare prima, certo. Posti a sedere quindi diciamo, ci sono, io volevo dire, no, ecco, questi posti, l'ingresso è gratuito, però per creare ecco, abbiamo ancora qualche minutino, voglio dire, per creare un lavoro del genere è chiaro che c'è bisogno un po' di aiuto di tutti quanti, e voglio dire, ma un piccolo contributo, quelli che entrano, insomma, visto che l'ingresso è gratuito. Beh, per la sedia, ecco, dice, queste sono un euro per la sedia. Cioè, l'hai detta giusta. Perché capisco, Pippo. Perché si dice, no, ogni fichi di musca è sostanza. Quindi, certo, per un gruppo che lavora, guarda, le spese sono tante, il palco, quindi. Le sedie, la luce, certo. La SIAI. Quest'anno aiuto da nessuno, quindi sì. Tutte con le nostre cose, con gli sponsor, che vabbè, poi nomineremo là sul posto, che si sono proprio, devo dire la verità, insomma, ci hanno aiutato, però manca sempre, quindi quel piccolo contributo può servire, ecco, contributo. E in caso, che dici, faremo uscire delle suore a fare... Perché no, sarebbe una bella idea. Ecco, quindi. Faremo uscire delle suore a... Così. Chi volesse dare un piccolo contributo, sì, possiamo. Quindi è una buona. Noi l'abbiamo lanciato. Pippo, qui, guarda, se è la colpa tua che ci hai dato, hai lanciato questa. Io mi auguro che invece la gente sia di cuore buono, speriamo. Perché lo è. Quindi, sicuramente. Quindi quel piccolo contributo poi alla fine non costa nulla. Per loro, per chi lo dà, mentre per chi lo riceve voglio è importante, dire. Importante, perché io ho fatto parte e faccio parte ancora delle compagnie, dei gruppi, so quanto si fatica e quanti soldi ci vogliono per andare avanti, giusto Domi? Giustissimo.
quanto abbiamo combattuto parecchio, certo, insomma, infatti. Avanti, tutte, siamo stati insieme nelle piazze, Nomi, bravissima. Anche Filippo. È stata sempre la number one. Qualche volta le ha prese pure, in qualche commento. Le ho prese pure, le ho pure prese, non per, comunque tutti bravi veramente, complimenti. Noi purtroppo, io stavo qui a parlare tutta la giornata, perché si parla di una grande come Madre Teresa, ma purtroppo il tempo, ahimè, è tiranno e quindi ci dobbiamo lasciare. Vabbè, è chiaro, anche noi abbiamo allora da fare, l'invito, quindi... 8, 9, 10, cortile, scuola media. Venite, Madre Teresa Musical, in due atti, insieme, compagnia teatrale Melitese La Fucina, l'associazione, ore 21:30, l'associazione culturale musicale Suore Enrica Borroni, alle ore 21:30. Bene? Ok. C'è da dire qualche altra cosa? Grazie Filippo, ecco, grazie a Radio Studio 95. 95, grazie a tutti voi. E buona giornata a tutti. Un saluto anche. E vi aspettiamo da Francesca. Vi aspettiamo. Dovete venire. Numerosi, mi raccomando. Ecco, dovete venire.